sottosegretario all'interno nel 94, quando fu per la prima volta presidente del Consiglio. E per me è un motivo di onore essere rimasto sempre accanto a lui, nei giorni belli ce ne sono stati, di vittorie, di affermazioni, di successi internazionali, di capacità importanti di governo, nei giorni amari, quando ha subito attacchi ingiusti, quando ha subito persecuzioni di vario tipo. E non mi sono fatto prendere dall'euforia nei momenti belli e non ho voltato le spalle come molti altri nei momenti difficili. E quindi per me e per altri come me, non sono l'unico ovviamente, è un giorno di grandissimo dolore. Ho sentito l'ultima volta Berlusconi giovedì, ero a Trento per i soliti giri elettorali, organizzativi, l'avevo cercato, mi ha richiamato, l'ho sentito un po' affaticato, ma nelle ultime settimane era abbastanza normale sentirlo con quel tono. Avete visto anche i video che ha fatto con grande generosità in alcuni eventi, la convention di Milano in un'altra occasione. E quindi in questo momento prevale proprio il sentimento del dolore per un amico, una persona dal tratto umano, generoso, attento, quindi ho mille e mille ricordi proprio dell'amicizia di Berlusconi, al di là dei ruoli politici che non c'è bisogno di ricordare, perché in tutti i campi in cui ho operato è stato il primo, sport, industria, comunicazioni, politica. Però oltre a essere il primo è stato anche sempre una persona che con le persone che gli hanno voluto bene ha ricambiato in termini di affetto, di attenzione, di grande umanità. E anche in questo periodo così travagliato, io ricordo che lui il primo giorno del ricovero ha chiamato 3-4 di noi per dirci, noi non sapevamo cosa sarebbe successo, parlo dell'inizio di questa fase così difficile, e ci ha chiamato Tajani, me e qualcun altro per dire mi raccomando fate qui, fate lì, andiamo avanti, organizziamo. Quindi la lezione che ci lascia è questa, puoi essere il numero uno in tutti i settori, però poi ricordati di quello che c'è da fare, c'è sempre un'azione da concludere, un'attività da portare avanti, e questo è qualcosa che con commozione uno si porta dentro, insomma. Quindi spero che ci sia una grande coralità nel ricordo di Berlusconi e forse anche chi c'ha qualche, come dire, tradimento consumato, inopportuno, qualche attacco oltre a quello che è fisiologico nella politica, che è sempre, diciamo, anche un po' animata da un confronto di idee, che qualcuno insomma oggi si renda conto che siamo di fronte a un uomo che anche sotto il profilo umano ci ha insegnato molto. Ma l'eredità politica, la storia lo dirà, quali sono le eredità, sono riflessioni, capisco dove si va a parare, ma la storia ha una sua continuità, Berlusconi ha fatto cose importanti, se lei pensa adesso ai dibattiti popolari, i temi dell'immigrazione, sono tutti i temi che lui ha posto all'attenzione, anche quando diceva che fare la guerra in Libia era un errore, ed era stato un errore, e aveva ragione, adesso dobbiamo evitare che la Tunisia o altri paesi possano avere delle crisi analoghe, così come il Partito Popolare Europeo, gli equilibri europei, il realismo di Berlusconi in questo tipo di collocazioni, sono tutti temi attualissimi sui quali lui si è speso fino a questi giorni, a queste ore, sui quali si continuerà ad agire e ad operare.